danza aerea è un'arte circense, appunto, che viene dal circo già da tanto tempo, cioè si parla di molti, molti anni fa, già dall'Ottocento. È una disciplina completa sia a livello sportivo che danza, perché praticamente noi andiamo a diciamo, convogliare sia la parte acrobatica che la parte danzata in aria. In aria utilizzando dei tessuti, nella mia specialità, quindi questi tessuti che diciamo una media di altezza è circa, o una media valida sarà dai 6 a molto di più, quindi insomma io ho fatto spettacoli anche a 13 metri di altezza, ed è interessante perché non solo ti prende dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale, perché ti serve per superare degli ostacoli che ti sembrano insormontabili e anche avere un'auto diciamo autoconscienza di te stesso e di tutto quello che fai, no? Beh sì, giustamente. Francesca, guarda, mi approfitto subito per dare un attimo il tuo contatto social, quindi per chi vuole andare a vederlo direttamente su Instagram, che è f.miglietta_aerial, così potete trovare per quello che magari fai in automatico per vedere un pochettino il tuo stile in questo caso. Quello che ti volevo chiedere era da dove è arrivata, diciamo, non più la passione, ma in questo caso è l'amore di questo stile. Ma allora, è nata tramite, diciamo, un evento un po' eccezionale. Praticamente, allora, diciamo che già da piccina io, insomma, facevo ginnastica artistica, vedevo delle mie, insomma, amiche che già la facevano, però loro erano a livelli, insomma, agonistici, e la utilizzavano come potenziamento. Ed è rimasto un po' come un pallino dentro la mia testa già da quando avevo 5 anni. Poi crescendo io ho fatto vari tipi di sport, tra cui appunto ginnastica artistica o pattinaggio, fino a che a un certo punto non mi ruppi una caviglia e non potevo fare più niente di nessuna cosa a terra. Quindi mi rivenne il momento per dire vabbè, ora ci provo,